27 dicembre 1831. Charles Darwin si imbarca per il suo storico viaggio a bordo del HMS Beagle. Il piccolo veliero britannico lascia il porto di Plymouth per quella che sarebbe diventata una spedizione scientifica rivoluzionaria. Durante le accurate esplorazioni naturalistiche in Sud America e nelle isole Galapagos, Darwin raccoglie i dati su cui si baseranno le sue teorie evoluzionistiche. La spedizione fa ritorno il 2 ottobre del 1836.